Per l'odio di pochi, tanti restano fuori. Stadio mezzo vuoto, tutti a pensare al grande tennis. Ma queste non erano rispettivamente seconda e prima forza dello scorso campionato di calcio. Ben trovati quindi dallo Stadio Olimpico di Roma per la 22esima giornata di Serie A, match di cartello, dove tornate dalle fatiche arabe della Supercoppa italiana, si sfideranno Lazio e Napoli. Isaacsen col sinistro, scusa Lucio, nel frattempo dal limite dell'area di rigore, la migliore occasione della Lazio di questi primi 13 minuti, era salito bene Luis Alberto da mezzo sinistro il servizio, poi col piede mancino per Isaacsen che arrivava incontro dalla mezza luna, sinistro a giro, gli si alza troppo il pallone. Ottima l'idea, meno la mira, buona però questa prima chance per la Lazio che ne aveva avuta una poi una trentina di secondi fa con un bel passaggio d'esterno di prima filtrante di Castellanos, era andato ad attivare Felipe Anderson, anche lì l'assist per Isaacsen che dalla fascia destra sta convergendo spesso al centro alla ricerca della conclusione, e in controtempo però il passaggio del brasiliano per l'ex giocatore del Midtjylland in quel caso non era riuscito ad arrivare sul pallone. Negli ultimi minuti una Lazio che sta stazionando in maniera un po' più perentoria nella metà campo dei campioni d'Italia. Pagni, esce altissimo il Napoli, c'è mezza Lazio in fuorigioco e Provedel che ha il pallone sulla propria tre quarti, lo cede a Ghila, allargo quindi per l'assist di Marusic verso Vesino che da mezzala a destra in inserimento ha fatto più di molti suoi compagni di squadra pur essendo entrato nel finale, si attiva Felipe Anderson dalla destra, trova a rimorchio Pellegrini che può calciare col sinistro, c'è una deviazione, il pallone spiove sulla parte alta dell'esterno della rete regalando un calcio d'angolo alla Lazio a 3 minuti dal termine con l'Olimpico che a partire anche dai distinti che come prima ha detto il nostro direttore a TMV Radio Marco Piccari sono vicinissimi stavolta alle tribune, prova a spingere intersezione tra Montemario curva nord vuota con Luis Alberto che andrà col destro a rientrare rispetto al palo di Gollini, il pallone arriva proprio sui pugni di Gollini, poi Gaetano completa il disimpegno alzando un campanile lontanissimo, salutiamo Emanuele Celeste che va a recarsi fuori dallo stadio per evitare problemi riferiti al traffico col lancio lunghissimo ancora una volta a pedalare verso l'area di rigore, il limite dell'area, un paio di rimpalli attivano Pedro che prova a metterla a terra, rimontato però dal fisico di Dendon Kerr, usa poi le braccia Pedro trattenendo l'avversario, il Napoli sembra veramente potersi accontentare di questo punticino tanto che lascia lì il pallone dopo il fischio di Orsato dalla sezione di Schio che comanda calcio di punizione, verrà battuto poco fuori il limite dell'area di rigore da parte di Gollini e adesso invece la Lazio che difende con la linea in prossimità della linea di metà campo e con i centrocampisti ancorati ai difensori, Gollini va al lancio lungo, vediamo se va a saltare Dendon Kerr, così è la sponda per Ngong e ancora nel traffico Dendon Kerr, vince un paio di rimpalli, allora Ngong può far salire Di Lorenzo, lato corto destro dell'area di rigore dove arriva l'intervento di Pellegrini, ha fatto male quelli in campo, hanno provato a dare qualcosina dalla panchina ai subentranti, anche probabilmente rendendosi conto della pochezza vista da fuori mentre erano a gustarsi tre quarti di un match assolutamente inguardabile, però ambo i lati, Ostigard per Rachmani, chiama in causa Juan Jesus che chiama la Lazio fuori in pressing e va in retropassaggio direttamente su Gollini che pressato deve procedere col piatto largo, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, il Napoli in azione sulla sinistra con un altro lancio di Juan Jesus sul petto di Lindstrom, quindi il tacco di Ngong che si autolancia, poi si autolancia male pure Pellegrini col passaggio lungo per Pedro, poi sbaglia pure Ostigard mettendo il pallone in fallo laterale all'interno di una partita di una povertà calcistica imbarazzante per i nomi delle squadre, ma sarebbe stato lo stesso pure avessimo coinvolto squadre di più bassa classifica, ci prova comunque la Lazio a emergere a margine del nulla, 40 secondi dal termine con un lancio lunghissimo in area dove Castellanos riesce in una mezza sponda addosso a Ostigard, vediamo che cosa decide Orsato che ammonisce Ostigard per proteste, voleva un fallo Ostigard, la Lazio aveva ripreso nel frattempo dal fallo laterale ma Orsato dice tutti fermi che devo fischiare io la ripresa del gioco, c'era stato un contatto aereo tra Castellanos e Ostigard, Ostigard una volta caduto a terra ha mandato a quel paese il fischietto di Schio, fallo laterale per la Lazio forse ultima azione, 8 secondi al termine, Luis Alberto, Pellegrini, il cross deviato, l'ultimo calcio d'angolo per la Lazio a un secondo
dal termine, lo farà e battere naturalmente Orsato, anche se furbescamente Lindstrom va a rimettere in gioco un pallone che ora Ngong dovrà ributtare fuori. C'è l'ultima chance per la Lazio, non sale Provedere perché siamo comunque sul punteggio di 0-0, siamo 15 secondi oltre il quinto di recupero. Luis Alberto lunghissimo, quasi sul terzo palo, il suo corner a nuova sponda, il salvataggio del Napoli, la grande mischia in aria e poi in qualche modo Ngong ad alzare l'ultimo campanile del match. 0-0, brutto come non mai, tra Lazio e Napoli che dovevano cercare in questa gara di avvantaggiarsi in classifica di qualche scontro diretto, partite importanti di squadre che le circondavano, ma in fondo fanno solo un passettino in avanti, magro punticino per quelli di Sarri che venivano da 4 vittorie consecutive, salgono a quota 34 agganciando momentaneamente la Fiorentina che dovrà però giocare stasera con l'Inter. Fa lo stesso il Napoli che va avanti di un altro punticino, aggancia la Roma che sarà di scena domani a Salerno. 0-0, queste erano rispettivamente la seconda e la prima forza della scorsa Serie A. Sembra passato però un decennio rispetto a quando lo scorso anno davano spettacolo e portavano a casa risultati. Lazio-Napoli finisce 0-0. Linea a voi.